Mi ero preso il posto di Lorenzo, avevo sbagliato i tempi, ma a me capita, una volta ho anche sbagliato le primarie a cui mi sono presentato, quindi succede questi disguidi. Ma guardate, anch'io sento davvero il piacere di ringraziare tutti voi per essere qui questa mattina, perché poi è un sabato estivo, insomma, il tempo non aiuta, non è molto estivo, ma questo rende la presenza ancora più apprezzabile. E io proverò, rubandovi questi minuti, a raccontarvi, a dirvi, oltre alle cose che già sono state dette, tutte molto giuste, le ragioni, almeno alcune ragioni che ci hanno portato ad un appuntamento come questo, con una sola premessa che vorrei fare, che è questa, che forse c'è qualcosa di testardo in questo nostro desiderio, non è solo nostro, ci sono stati altri appuntamenti nelle settimane passate, questo desiderio di condurre la politica alla sua dimensione più vera, più profonda, che poi uno può leggere decine di libri, di manuali, di enciclopedie, ma alla fine, se devi ridurla in una battuta, in una sintesi, questa dimensione più vera della politica, è la cura. La cura è una bella parola, che hai per il destino delle persone. O se volete, e il termine va usato con tutto il pudore del caso, per la loro quota di felicità, per la quota di felicità che spetta in dote o dovrebbe spettare in dote ad ognuno. E a me spiace, lo ricordava già Barbara, io lo ripeto, mi spiace moltissimo che un impedimento ci abbia privato proprio all'ultimo della bussola che avevamo chiesto al professor Guido Rossi, ma ci sarà modo di recuperare. Però voglio dirvi perché avevamo pensato a lui, per un motivo molto semplice, che è l'insistenza, quasi l'ostinazione con cui in questi anni lui, non solo lui naturalmente, ma lui lo ha fatto in un modo particolarmente determinato. Ha messo al centro del discorso pubblico le categorie, due categorie che per noi sono molto importanti, quella dell'uguaglianza e quella dei diritti. E non lo ha mai fatto, almeno questa è la mia sensazione, la mia opinione, in uno stile retorico, ma lo ha fatto come il cardine di un'altra visione dell'economia. C'è una cosa in particolare che mi ha colpito molto un paio di domeniche fa in uno di quei suoi articoli sul Sole 24 Ore che venivano citati da Barbara, ed era il richiamo forte al fatto che per la prima volta la nostra epoca è riuscita ad imporre per un tempo relativamente lungo e con una intensità, diremmo un'egemonia, si sarebbe detto un tempo, che non avevamo mai conosciuto, è riuscita ad imporre una ideologia, lui la definiva così, fondata sui numeri. In questa sala ci sono degli economisti e delle persone molto competenti su questo e lo potrebbero spiegare molto meglio di come posso fare io. Ma parliamo di 30 anni, e sono tanti, per un uomo adulto come me vuol dire l'intera vita adulta, in cui l'economia, la grande economia, che poi è la concezione che hai della società, del futuro, è stata come racchiusa, come imprigionata dentro cifre, dentro vincoli, dentro parametri. Vincoli, parametri sono termini del linguaggio che sono entrati con prepotenza nella quotidianità del nostro confronto, cioè numeri. Numeri, ma numeri dotati del potere che in passato avevano posseduto solamente le utopie. Ma una cosa sono le utopie, una cosa sono i numeri. Una volta le avevano possedute le grandi utopie, quella potenza, o le grandi politiche, o le rivoluzioni. Ed effettivamente, se ci pensi, io ci pensavo mentre leggevo questa riflessione, ti fa impressione, no? Uno dice il 3% e ci mette un punto esclamativo, non si discute. Oppure il 90% nel rapporto tra debito e PIL, che è quella soglia magica oltre la quale qualunque ipotesi di crescita sarebbe impedita. Poi magari non è così, ma per convenzione. Sono cose notissime, ne abbiamo parlato tante volte. Però se il cuore dell'economia, questo poi era il senso di quel discorso, diventa una finanza speculativa, tutto sommato si capisce, no? Perché le formule, i numeri, le equazioni, gli algoritmi, la matematica, capace di accrescere quel rendimento, finisca con il contare di più del destino di milioni di persone.
C'è una logica, c'è una conseguenza. E a quel punto può accadere che il PIL non riesca più a raccontare la società per quello che è. E per la verità già il più giovane dei Kennedy, il fratello minore, una polemica di questo genere l'aveva intrapresa, l'aveva aggredita molti anni fa con una veemenza e anche con un'efficacia che è rimasta scolpita in un discorso molto famoso. Ma erano altri tempi ed era un'altra America. E resta che oggi, anche più di allora, dall'orizzonte del pensiero economico molto spesso è scomparsa, scompare la sorte degli umani. E anche questo fa impressione, no? È un po' come nel Bounty. I numeri e le percentuali si sono ammutinati e hanno schiacciato sotto coperta il destino e la dignità di tante persone. E però non era niente di letterario, non è che fosse un racconto, una narrazione, è stato qualcosa di molto materiale. Io ho ricordato qualche giorno fa, perché anche queste sono le notizie che poi ti aiutano ad alzare lo sguardo, come diceva Lorenzo. L'anno scorso, a settembre, il governo di Atene ha autorizzato nei supermercati l'apertura di particolari sezioni dove mettere in vendita del cibo scaduto a prezzi scontati. Ed era un modo per alleviare la sofferenza di un popolo letteralmente alla fame. Supermercato, ci sono i prodotti non scaduti, costano tot, poi vai in un reparto separato, c'è scritto prodotti scaduti, paghi meno, porti a casa la cena, però. È solo un esempio, ma se tu accetti che il profitto, quello alto, quello immediato, conti a prescindere dal resto, compresa la natura della democrazia, allora le conseguenze sono quelle che abbiamo vissuto. Avete presente? Sicuramente sì, perché l'abbiamo citata tante volte, letta tantissime volte. Avete presente quella statistica che però ogni volta che la senti ti colpisce come un ceffone, uno schiaffo a piena mano, no? È quella che sapete benissimo, le 200 persone più ricche al mondo godono di un patrimonio superiore alla metà più povera della popolazione del pianeta, cioè circa 3 miliardi e mezzo di esseri umani. Allora ci sono 200 persone, 3 miliardi e mezzo. I primi stanno seduti comodamente in questa sala, anzi avanzano dei posti. I secondi fanno tutta l'Africa, India, Cina e America Latina messe assieme. Ora, io penso che si debba leggere questo dato, che si possa leggere questo dato, assieme ad una questione meno discussa tra di noi, ma sulla quale Carlin Petrini, che è qui in prima fila, che ha accettato di essere qui stamattina e che io ringrazio di cuore per tanti motivi, ma a cominciare da quel piccolo, enorme miracolo che si chiama Terra Madre Slow Food, ma poi lo sentirete parlare, capirete se già non lo conoscete, come molti lo conoscono meglio perché lo ringrazio. Dicevo, io penso che si possa leggere quel dato assieme ad una questione sulla quale lui, come altri in questa sala, potrebbero intrattenerci per mezz'ora e più. Ed è la possibilità tecnica, attraverso l'uso di quella cosa che si chiama derivato, i derivati, di scommettere anche sul prezzo delle materie prime. Ora, lo sappiamo, c'è un problema di fondo, no? Ed è che la massa di derivati sparsa per il mondo crea l'instabilità del sistema. E dai e dai, questo concetto lo ha capito anche chi come me non è uscito dalla Bocconi. Ma che cosa succede quando questo meccanismo si rovescia sul costo delle materie prime? Oggi il prezzo del grano, è legato solo in parte alla domanda, la richiesta di farina o di pane, e all'offerta, cioè la quantità di prodotto disponibile. La verità è che ci sono degli attori finanziari che dispongono delle informazioni di natura speculativa con cui alterano il mercato della concorrenza e facendolo guadagnano. Lo fanno speculando sul cibo e sulla vita di donne, uomini, bambini, ma guadagnano. 200 persone, questa sala, 3 miliardi e mezzo. Ora, se la integri a questo modo quella percentuale, allora la domanda su dove si colloca una sinistra capace di formulare di nuovo un pensiero suo sull'economia, la crescita, la qualità della vita, non diventa un appendice del discorso, ma torna con prepotenza ad essere il discorso. E qui c'è l'altra, la seconda osservazione che io volevo suggerire, anche come base del confronto di oggi, ed è questa. Se accettiamo che non sia più consentito ritenere l'economia una scienza superiore alla politica, lo dico così in modo sbrigativo ma ci capiamo,
Beh, la prima conseguenza è aggredire il tema della democrazia, cioè di cosa oggi quel concetto esprime e di come restituire a popoli e persone quella fiducia nelle istituzioni e nella politica, che della democrazia molto semplicemente è lo scavo, no? Sono le fondamenta. Guardate, in una battuta, io credo che si tratti del tema immenso del potere, che è una parola complessa, difficile, ma è il tema del potere nelle nostre società. Però è una parola fondamentale per la politica, no? Potere. Dove si colloca oggi il potere? Come si esercita? E quale legame ha con il consenso che lo legittima, ma che non può mai tradursi in una scorciatoia autoritaria, fosse pure dal profilo mite? Prendiamo l'Europa. A giorni, 3-4 giorni, si insedia il nuovo Parlamento. L'Italia ci arriva con qualche buona notizia dal vertice di ieri, importante, con la responsabilità del semestre, con un risultato elettorale che è molto simile ad uno spartiacque, veniva ricordato da Alessandro, Lorenzo. Un mese fa il PD ha sfondato il muro del 40% dei voti, non accadeva da mezzo secolo in questo paese, vorrà pur dire qualcosa, 50 anni sono tanti. La destra è arrivata lì un po' come uno specchio rotto, no? Quella situazione in cui tu puoi anche appiccicare, accostare i pezzi dello specchio caduto a terra, però non ti renderanno mai un'immagine compiuta per le ragioni che sappiamo. Persino Grillo questa settimana ha capito che di minacce non si vive. Adesso c'è un governo più legittimato di prima, c'è un Parlamento che vede il traguardo della riforma costituzionale, c'è una legge elettorale da migliorare, da correggere. E sullo sfondo c'è un'Europa che vive l'ingresso sulla scena del nuovo premier italiano con una curiosità e aspettative anche che mancavano da tempo. Ecco, questa più o meno la fotografia. Eppure, solo poche settimane fa, l'incubo di una presenza aggressiva di forze e movimenti anti-europei aveva segnato il clima. Certo, l'accusa era contro l'Europa del rigore, dell'austerity, appunto l'Europa dei numeri, contrapposta alla vita delle persone, ma se vogliamo essere onesti, la domanda per noi è come siamo arrivati lì? Cioè, perché la stagione che abbiamo alle spalle ha svuotato il tessuto democratico così rapidamente e con una concentrazione del potere così elevata nelle mani di pochi? A me pare una domanda seria. A lungo noi, dico la nostra parte, ha considerato questo un problema essenzialmente legato al governo, no? Anche quando a governare eravamo noi, ricordate la formula riformismo dall'alto, riformismo senza popolo, quasi che il problema fosse una comunicazione imprecisa, invece non era solo questo, forse è accaduto che una intera concezione della democrazia ha separato una comunità sempre più anonima di consumatori e la dimensione del potere, il potere. E a quel punto soggetti sociali, corpi intermedi, movimenti, sono apparsi l'espressione, agli occhi di molti, anche se non era così, di un mondo superato che nessuna influenza poteva avere verso classi dirigenti sempre più ristrette e corazzate. I numeri. E l'intera politica, intesa come la funzione dei partiti, la selezione dell'elite, la formazione di orientamenti culturali, processi sociali, tutto si è ridotto in alcuni momenti ad un confronto sulle regole elettorali o sull'efficacia di una buona comunicazione. E però anche questo tutto sommato te lo puoi spiegare, no? Perché insomma, se il cuore della politica si riduce al nocciolo duro del potere e si risolve dentro quella dimensione, allora a contare sarà quasi esclusivamente quel traguardo. E io credo che in parte il divorzio tra governo e rappresentanza si sia consumato così. Soprattutto è accaduto che i grandi capitoli, quelli discriminanti, dell'uguaglianza, dei diritti, capitoli che da sempre si sono fondati su una democrazia partecipata, sono via via scivolati sullo sfondo, no? Come un fuorisincrono, come Enrico Ghezzi quando gioca con Blob. Fuorisincrono in un doppiaggio dove potere e popolo a quel punto parlavano lingue diverse. E però esattamente lì nasce il problema, almeno per noi. Non lo so per la destra, affari loro, ma per noi sì. Perché se tra questi due estremi, la politica, potere il popolo,
La politica non coltiva quella terra di mezzo dove le donne e gli uomini si fanno padroni della loro vita, della loro cittadinanza. La democrazia è più fragile, non è più forte, non è più solida. Ora, ripartire da qui equivale forse a guardare il mondo con gli occhi del passato. Guardate, io penso che sia esattamente l'opposto. E lo penso per tanti motivi, ma se posso dirlo, lo so, alcuni di voi penseranno che non c'entra nulla e forse c'entra poco, ma ve lo dico perché lo penso. E se posso dirlo con una parentesi più personale, lo credo anche per il modo, per il tono dei tanti ricordi e testimonianze che si sono moltiplicati in queste settimane attorno all'anniversario della morte di Berlinguer. Io non credo, ho ascoltato quei discorsi, quelle rievocazioni, io non penso che si tratti di nostalgia per una stagione e una politica che sono interamente racchiuse dentro un'altra epoca. Io credo invece che quell'interesse nasca dalla domanda che ci stiamo ponendo, e cioè come si risponde a un bisogno di partecipazione dopo 20 anni in cui la stessa costruzione europea, ma una volta o l'altra ce lo potremo dire con sincerità tra di noi, la stessa costruzione europea col traguardo di una sola moneta si è fondata all'inizio degli anni 90 su premesse in buona misura opposte a quelle che io sto cercando di raccontarvi in questi minuti. E allora il tema diventa, o se volete, torna ad essere quello della sovranità, una sovranità da riconquistare nell'iniziativa e nel governo degli stati, nell'autonomia e nella vita degli individui. Al fondo questa crisi ha messo tutti davanti al dramma di un capitalismo che non è più in grado di reggersi in equilibrio sul filo di una finanza malata. Ok, questo lo abbiamo capito, ma qual è l'alternativa possibile? A me pare questo poi il tema. Cioè, come si fa a immaginare un'altra capacità di accumulare ricchezza sociale, culturale, materiale in un mondo dove intelligenza e creatività diventano fattori formidabili di crescita, di autostima, di benessere? Noi diciamo che una via è rimettere al centro la persona. Considerando la qualità delle istituzioni e quindi il contenuto della partecipazione come la linea che separa un modello autoritario da una democrazia molto più esigente. Io penso che la sinistra ha un futuro se riparte da qui, esattamente da questo snodo, e se accetta fino in fondo, fa molto piacere che qui ci siano Alessandro, Lorenzo, altri, e se accetta fino in fondo la sfida del cambiamento, dell'innovazione, quella lanciata con foga, persino con foga, qualcuno direbbe, più anziano di me, con esuberanza giovanile, da Matteo Renzi, ma se a questi termini, che rischiano di ridursi a passepartout per qualunque soluzione, sceglie di restituire il loro significato. E in fondo, guardate, vuol dire pensare a come far vivere un compromesso diverso tra la democrazia e il capitalismo, dopo la fine o il fallimento del compromesso di ieri. Un patto fondato di nuovo sulla libertà umana, concepita come lotta senza riserve contro diseguaglianze e immorali. E se la formula non apparisse troppo ambiziosa, si dovrebbe dire che va riscritto il rapporto tra i popoli e il potere. Esattamente quel problema lì. Ora, nel vecchio secolo, quelli dove alcuni di noi hanno iniziato a far politica, questa sfida, il rapporto tra i popoli e il potere, questa sfida venne raccolta dai grandi partiti che si sono identificati con tradizioni solide e con i confini di stati e nazioni, confini ben piantati, con le sbarre e le dogane. E mica per caso uno dice il laburismo inglese, la socialdemocrazia tedesca, il socialismo francese. Oggi riprodurre quel modello, se mai fosse possibile, non basterebbe comunque. Cioè non basta ricostruire la democrazia dei partiti per come noi l'abbiamo conosciuta, e non basta neppure risolvere la questione con la forza di una singola personalità, per quanto capace. Io penso che la prova, che è difficile, ma è suggestiva, bella, soprattutto per chi è più giovane di noi, di me, è ritrovare sovranità restituendo al numero più alto di individui gli strumenti culturali e politici per affermare la cittadinanza loro e promuovere quella degli altri, in un recupero, non so come dire, di solidarismo, in un tessuto di civismo, di legalità, di un nuovo pensiero, insomma si potrà cominciare a dirlo, di un nuovo pensiero sui confini morali del mercato, nel rapporto con l'esistenza delle persone, di questo parleremo soprattutto nel pomeriggio. Se il potere, quel potere, per tante ragioni ha fatto prevalere la sua natura più chiusa, più aristocratica,
La sfida è ripensare il potere delle donne e degli uomini in una nuova forma organizzata. E allora il problema non è di questa o quella maggioranza occorrente, ma di cosa può tornare ad essere la politica e la sinistra. Io finisco su questo. Guardate, vorrei provare questa mattina, sembrerà un linguaggio un po' improprio, e mi scuserete di questo, ma vorrei provare a raccontarvelo così, con una chiave curiosa che io ho trovato in una bella riflessione di Marino Sinibaldi. Marino è lo storico direttore di Radio 3, sulla cultura. E lui ragiona in questa intervista, in questa lunga intervista, sull'impatto della rete, di internet, sul modo di pensare, di parlare, di comunicare di alcuni miliardi di persone. E dice che la potenzialità vera di quello strumento noi non l'abbiamo ancora scoperta. E lo spiega con un paragone che colpisce, almeno a me ha colpito molto. Lui dice che la rivoluzione di internet è diversa da quella di Gutenberg. Somiglia internet più all'invenzione della scrittura che non alla sua diffusione tramite la stampa. E io confesso, non ci avevo mai pensato, ma credo abbia ragione. Nel senso che la rivoluzione della stampa si compie davvero solo quando si inventa un genere che senza la stampa non sarebbe mai esistito. E quel genere era il romanzo. Cioè una tecnologia trasforma il mondo quando non si limita a diffondere meglio quello che esisteva già. E il romanzo è questo. Il romanzo esiste perché c'è un pubblico che prima non c'era e che ha bisogno di un libro stampato, che prima non c'era perché non avevano inventato la stampa, perché è il solo modo per avere quel romanzo a poco prezzo, cosa che prima non avrebbe potuto accadere. E solo a quel punto il mezzo, in questo caso la stampa, libera tutta la sua potenza e cambia il mondo. E Sinibaldi lo spiega così, dice, uno prende in mano un romanzo e gli accade di pensare, gli accadde di pensare, ecco qua, ecco perché hanno inventato la stampa, con tutto il rispetto, non per la Bibbia che c'era già, ma per Don Chisciotte, che prima non c'era. È un modo per dire che c'è la tecnica, noi ne siamo avvolti, siamo permeati dalla tecnica e conta molto, avete tutti nelle mani il vostro telefonino, il vostro iPad, state digitando forse anche in questo momento, ma quella tecnica per rivoluzionare l'esistenza delle persone ha bisogno di un contenuto e soprattutto di un desiderio. Insomma, io devo sentire che quella tecnica può cambiare la mia vita e quella di tanti. Ma perché accada, devo trovare in quella tecnica un contenuto che altrove non avrebbe un senso. E qui il cerchio si chiude con un esempio semplice, lo facevo qualche giorno fa a Firenze, che è quello della radio. A metà degli anni 50, credo fosse il 54, quando in Italia arriva la televisione, tre fisici americani vincono il premio Nobel perché inventano il transistor. Cioè loro eliminano le valvole, riducono dimensioni e peso dell'apparecchio, che per la prima volta diventa un oggetto portatile, cioè non deve più rimanere fermo sul mobile del salotto a fornire musica o notizie uguali per tutti, ma può viaggiare di stanza in stanza, di luogo in luogo, insomma diventa qualcosa di personale. Ma perché devo desiderare la mia radio personale diversa da quella degli altri, genitori, nonni? Perché, e forse non è un caso, 6 mesi prima che il transistor fosse messo in vendita, qualcuno aveva inciso un brano musicale che avrebbe cambiato la cultura, la mentalità di parecchie generazioni. Rock Around the Clock era un po' la versione su vinile del Don Chisciotte. Desidero la mia radio molto semplicemente perché devo ascoltare la mia musica. E Steve Jobs lo aveva capito per tempo, se è vero che il primo claim delle sue pubblicità recitava «Noi ti diamo quello che non sai ancora di desiderare». Oggi la rete crea nuove forme di socialità, nuove forme di produzione, nuovi tempi, linguaggi della politica. Se ne hai il potere, si può licenziare un governo spedendo un tweet. Milioni di ragazzi si formano dentro quell'universo di codici e di senso. Eppure, conclude Sinibaldi, e io penso che abbia ragione, noi siamo ancora in attesa di una vera rivoluzione nel linguaggio, di una forma nuova della scrittura e forse del pensiero. E nessuno può dire quale balzo culturale vivremo, però accadrà. E non saranno tweet o gli ebook o qualche referendum certificato da un mi piace. Sarà una rivoluzione che cambierà moltissime cose. Ecco, a me piace pensare
che per la politica non sia poi molto diverso. Sì, ok, è cambiata la comunicazione, è cambiato il modo di concepire la leadership, il rito della persona ha invaso ogni centimetro di campo, ma il contenuto, il legame profondo tra le idee che sanno cambiare il mondo e le forme della partecipazione alla democrazia di milioni di persone, quel contenuto lì sta cambiando soltanto adesso, sotto i nostri occhi. E io penso che la vera rivoluzione stia lì, io penso che lì stia anche il nostro spazio e la scommessa di una sinistra democratica cosciente che la sfida non è tanto acquistare una nuova radio, ma capire dove e chi sta componendo oggi Rock Around the Clock o sta scrivendo il Don Chisciotte. E guardate, l'ho già detto, sono molto contento che tra qualche minuto parlerà con noi e tra noi un uomo persuaso che la politica debba occuparsi ancora della felicità delle persone. È convinto che se tu le togli ogni grammo di utopia, dialogando con Sepulveda, Carlin Petrini dice di poesia, la politica banalmente si taglia le ali. Ma non è vero che dirlo significa negare la concretezza. Vedete, ancora una volta, è vero l'opposto. Noi siamo il paese più bello del mondo, ma non c'è stagione di pioggia che non obblighi un telegiornale ad annunciare l'ennesima frana, esondazione, tragedia della terra. E tu racconti che nelle Langhe, una volta, quando pioveva per giorni, si diceva che i contadini, mi ha colpito molto, andassero a portare a spasso l'acqua, che voleva dire scavare solchi e tornanti per far scendere l'acqua a valle. Il punto è che se scompaiono i contadini o si riducono drasticamente, nessuno porterà più a spasso l'acqua. Questa cos'è? Cos'è? Concretezza o poesia? In un paese dove consumiamo ogni secondo 8 metri quadri di suolo agricolo, mettere in sicurezza il paese più bello del mondo, che cos'è? Concretezza o poesia? E alla vigilia di quell'Expo che dovrebbe rimettere al centro l'utopia di un pianeta da nutrire, non da saccheggiare, che cos'è? Che poi alla fine tutto si risolve in questo, quale parametro abbiamo e dobbiamo assumere? Quello dei mercati o quello delle persone? E poi, e chiudo, guardate, so benissimo che saremo giudicati per le risposte che daremo alla parte più offesa della società, quelle sì molto concrete. E conosciamo bene l'alfabeto di questo giudizio, dalla crisi del credito che strangola l'impresa sana, alla Edi esodati, dalla lotta a una burocrazia che il pensiero della destra, quello che voleva affamare la bestia era lo Stato, ha finito col moltiplicare, affliggendo un cittadino impotente, a un disegno di politica industriale che manca da troppo e ancora da uno Stato che torni a coltivare la sua visione dello sviluppo, della vocazione di un paese, se parliamo di noi. A cominciare, ed è giusto dirlo qui a Milano, alla vigilia dell'Expo, da quel mezzogiorno precipitato in un cono d'ombra, mentre non c'è stata nella storia d'Italia una sola stagione di vera innovazione nella quale la sinistra non abbia seminato un suo pensiero sul destino del Sud e sulle ragioni profonde dell'unità della nazione. E potremmo aggiungere la leva del sapere, la rifondazione del patto fiscale, fino al tema che ci è carissimo dei diritti indivisibili nella loro espressione, umani, civili, sociali, chiudendo per sempre la stagione che vedeva su questo piano gerarchie prive di senso, quasi che il diritto della persona, di ogni persona, a vedersi riconosciuta in tutti i momenti della vita non rappresenti oggi più che mai la chiave ultima della modernità. Guardate, tutto questo è vero e su ognuno di questi nodi è giusto aiutare il governo a scegliere la strada giusta, ma con la stessa sincerità io voglio dirvi che l'insieme di questi capitoli deve poggiare su una base condivisa, su una lettura del tempo, del mondo, della storia, senza la quale la politica poi alla fine si riduce al culto dell'amministrazione e non basta. Per questo io dico accettiamola questa sfida dell'innovazione. Accettiamola, noi lo facciamo nell'idea di un campo, sinistra Dem, campo aperto abbiamo scritto e non per caso, ma perché la prova è parlarsi, è mescolarsi, cercare ancora, come diceva quel vecchio titolo che leggemmo da ragazzi e di cui ci innamorammo in tanti, ma soprattutto fare democrazia, fare una nuova sinistra senza più rendite, certezze. È stato detto in un pugno di mesi è cambiato tutto, ma davvero tutto, e noi dobbiamo decidere se metterci a difesa di un mondo che non c'è più o se collocare con tutta l'ambizione di cui siamo capaci le ragioni profonde della sinistra dentro quel nuovo mondo che però non c'è ancora. E il congresso è finito, chiuso, archiviato, basta, sepolto. Noi scegliamo di ripartire non da soli, in tanti, da un'idea della politica, da una grande umiltà verso altri percorsi, dalla voglia di rimescolare quello che oggi appare diviso, movimenti, associazioni, singole persone che sentono la forza di questo passaggio
e non credono giusto rinunciare, non siamo partiti dagli aspetti organizzativi. Io per primo non saprei dirvi con precisione tutti i passaggi che affronteremo, ma la scelta, ed è quello che conta, è che li affronteremo assieme. Oggi ragionando qui con amici, compagni di strada, di alcune idee da mettere al centro di quel progetto, la cosa importante è tentare, è rischiare, sentirsi liberi di sperimentare un metodo di ascolto, di partecipazione fondato sull'idea che anche il modo di decidere, il modo di discutere, di ascoltarsi non sarà più quello di prima. E questa a me sembra la sola premessa, l'ultima, la conclusione, non la premessa, per non apparire quello che non siamo, i conservatori di un passato che nessuno di noi vuole conservare. Ecco, più o meno è tutto qui, quello che volevo dirvi. Anzi no, c'è un post scriptum, ma è importante. Stefano Fassina, che è qui e parlerà più tardi, mi ha giustamente chiesto di ricordarlo. Io lo faccio perché ne sono convinto. Io vi propongo dal 3 di luglio di raccogliere anche noi, di partecipare, di aiutare la raccolta delle firme sui 4 referendum per modificare la legge 243, quella che ha recepito il Fiscal Compact. Oh, non sarà semplice, noi poi abbiamo una certa abitudine a intraprendere percorsi referendari su materie che, diciamo, ci vuole un terzo anno della specialistica per... Non sarà semplice, bisognerà spiegarne il merito e non sarà banale. Però io penso che sia una battaglia giusta, per le ragioni che sapete, per alcune che ho provato a ricordare anche qui adesso. E però se dovessi dirvene una in più di ragione, sceglierei questa. C'è quella famosa battuta di Mark Twain che diceva: alcune banche, forse diceva le banche, sono come quel tizio che ti presta l'ombrello quando c'è il sole e se lo riprende appena piove. Ma è un po' come quella Europa che ti presta le risorse solo a patto tu dimostri di non averne un bisogno disperato. È un po' come quel genio di Benigni, credo fosse in Tumiturbi, che va in banca per chiedere l'accensione di un mutuo e il direttore della banca gli chiede per cosa gli serve. Lui risponde: per acquistare una casa. E il direttore gli chiede: ma lei ce l'ha una casa da darmi in garanzia? E lì ovviamente la reazione è quella che potete immaginare. La differenza è che Mark Twain voleva strappare un sorriso intelligente. Questa Europa a milioni di persone il sorriso lo ha tolto e anche per questo oggi quella firma è una cosa giusta. Sarà una bella giornata perché ascolteremo parole e testimonianze preziose. Io ho parlato anche troppo, ma in fondo volevo dirvi solo quello che vi ho detto, cioè che il meglio deve ancora venire. Grazie.